Buonasera a tutti, aspetto che arriviate. Ecco, ci sia qualcuno. Allora, stasera faccio la diretta da Magliano, sono in Toscana. Metto gli occhiali così. Ciao Giusy, ciao Lorena, ciao. E sono qui, sono venuta a fare contatti, sono arrivata stamattina. Sì, sono nella stanza del B&B, perdonatemi, ma devo stare qua perché domani ho altri contatti. Ciao Amalia. Poi sarò a casa domani sera e giovedì notte parto per la Sardegna, una settimana un po' impegnativa questa. Sono un po' la faccia stanca, ma mi sono fatta 5 ore di macchina stamattina. Ciao Nicole, ciao Rita, ciao Lorena. Lorena dice Susi, non ti preoccupare, stai tranquilla. Io scrivo di quelle robe quando scrivo. È incredibile. Ciao Angela, ciao, un abbraccio grande, ciao. Stavo dicendo che sono qui a Magliano, un bellissimo paesino, oltretutto gente meravigliosa come sempre. Ma dai, Lidia, sì, mi hanno parlato oggi dell'argentario. Ciao Mari, ciao, ciao Adele, ciao, ciao Laura. Sì, è proprio un bellissimo paese. Sono in un B&B dove ho la vallata praticamente dalla mia parte, che è bellissima. È un posto angelico anche questo. Ovunque vai a trattare questi argomenti, e comunque sono posti che hanno qualcosa di strano, di diverso, di bello. Che portano serenità. Tanto ringrazio Anna e Enrico sempre per questa diretta. Vi ringrazio sempre per questa rubrica che ci dà la possibilità comunque di scambiare qualche parola, di parlare un po' sempre dei nostri angeli, dei nostri cari, di questo argomento. Allora, intanto volevo dirvi una cosa. Allora, è uscito il libro di Fernando Sinesio, che è il ricercatore. Ciao Agata, è il ricercatore. Ciao Francesca, un abbraccio. Ciao Adele. Ciao Cri, ciao Cristiana, ciao. Felix sta meglio, Cri, ha molto meno liquido nell'addome oltretutto. Ciao Patricia. È uscito il libro di Fernando Sinesio che si chiama Al di là del conosciuto, dove ci sono. Ciao Valentina, ciao, ci vediamo a giugno, ciao, sono a bel passo a giugno. Ci sono tutti gli esperimenti che abbiamo fatto insieme, no? Tutte le cose che abbiamo fatto. È molto bello quel libro lì, a parte che spiega tutta la sua conoscenza, no? Sia, ciao Nadia, sia a livello scientifico e anche di cuore, perché comunque ci sono tutte le prove che ha avuto con le medium con cui ha fatto i contatti, no? Che ha fatto questi esperimenti, perciò è molto bello. Ed è un bellissimo libro. Io adesso avevo iniziato a leggerlo, poi l'ho regalato a una mia amica, adesso lo rimanderò a prendere. Poi comunque sulla mia pagina metto il sito, metto tutto. Leggetelo perché è molto interessante, veramente. Poi Fernando è molto bravo. Ciao Rita, ciao. Allora, se volete cominciare con le domande, io oggi ho fatto dei contatti meravigliosi, poi tutti contenti, parlavamo prima cena perché si sentono veramente tante voci sotto. Ultimamente hanno delle voci molto forti. Ciao Maria, delle voci veramente molto forti sotto i contatti. Ciao Cecilia, ciao, buonasera a tutti. Ed è bello, cioè sono delle prove veramente incredibili, ci danno veramente tanta tanta serenità. Ciao Graziella, perciò ciao Raffaella, ci si avvicina sempre di più, no? Con più si va avanti, con più mi rendo conto che ci sono veramente delle cose incredibili. Ma sono su Focus, vero? Perché sono tanto suonata che non vorrei aver fatto la diretta sul mio profilo. Sono su Focus, confermatemelo, perché
Ciao Francesco, perché sono anche un po' suonata. Assunta, io non faccio contatti in diretta, l'ho detto non so quante volte, non faccio contatti in diretta. Queste dirette, questa rubrica è importante per fare delle domande, se si ha qualcosa da sapere, ma non faccio contatti in diretta, sono proprio contraria a dare messaggi così. Ciao Franca. Sì, sono a posto Angela, vero no? Perché sono tanto suonata che sono capace anche di farlo sul mio profilo e di non andare su fuoco. Mi sembrava di esserci andata, non ho sbagliato, insomma. Allora, stavo dicendo che questa rubrica è stata creata da Anna, da Enrico e da me per rispondere un po' alle domande, no? Per cercare di parlare comunque di loro, di questo mondo. Ma proprio per rispondere alle domande che a volte non si sanno, no? Grazie Agatha, grazie Anna, cioè grazie. Allora, quando vieni a Roma? Allora, a Roma verrò a luglio, non so ancora il giorno perché sono veramente stra impegnata. Grazie Rossella, grazie. Ciao Irene, ciao. E poi ad agosto mi vorrei proprio fermare per scrivere il libro perché è un libro a cui tengo tantissimo, però se non riesco, quello che ti interessa, Cristina, le domande che vuoi, se posso rispondo naturalmente se sono cose che so perché non è che so tutto, però le domande che vuoi. E così ad agosto volevo fermarmi proprio per dedicarmi al libro perché se non mi fermo non ce la faccio, perché sono sempre troppo impegnata tutti i giorni, poi devo... Non posso iniziare e staccare. Ciao Eugenia. Cristina, puoi fare le domande che vuoi, quello che ti interessa. Poi ti ripeto, se le so, ti rispondo. Se ho una risposta per quello che so, grazie a te. Grazie a te. Perciò, allora, sto leggendo, eh. Ciao Valeria, buonasera. Ciao Tiziana. Però ecco, l'unica cosa che vi dico di non chiedermi è di fare contatti in diretta, perché io non ne faccio. Per me il contatto è una cosa molto riservata e da rispettare, perciò a me non piace farli così. Vi chiedo solo questo. Ciao Rita, come si manifestano i nostri cari? Guarda, Rita, in tanti modi, con dei profumi, con delle carezze, con ciao Speranza, ciao Barbara, ciao Speri, ci vediamo presto anche con te. Grazie Rita, ti ringrazio. Mi hanno detto che la mia amica Elia sta studiando nella parte spirituale che in vita non ci ha pensato molto. È così? Sai che non ho capito, Graziella? Cioè, intendi dire che di là sta studiando? Ma io non ci credo tanto, ti dico la verità. Perché a me hanno sempre detto che il compito che... Ciao Beppe. Il compito che hanno dall'altra parte è comunque di aiutarci, di seguirci, di consigliarci. Perciò, cara Susi, ho finito di trascrivere l'ultimo incontro e come sempre ascoltando i messaggi mi dico non è possibile, perché danno proprio delle prove. Secondo me no, secondo me è... Non è che studiano, non è la stessa vita che facciamo da questa parte, altrimenti sarebbe assurdo, no? Fare due vite uguali, che senso avrebbe? Non ha assolutamente senso. Sono contenta, Adele, perché avere delle prove su questi contatti è veramente importante. Ciao Cinzia. E anch'io non vedo l'ora, spero voglia di vederti. Cristina dice, vorrei tanto sapere se il momento della morte è prestabilito oppure si può fare qualcosa per cambiarla. No, Cristina, non si può fare niente per cambiarla. Io credo che ci siano delle scelte importanti nella vita che possiamo cambiare, però il giorno della morte, secondo me, no. Assolutamente, da quello che mi hanno spiegato, da quello che ho visto, da quello che mi hanno detto. Ciao Rosanna, ci vediamo a giugno, eh? Ciao, sto giù 3 giorni, 2 giorni da un'altra parte, 5 giorni in Sicilia quest'anno. Tutti gli anni aumenta, devo trovarmi una casa lì. Bianca dice, poniamo che i nostri cari sono molto attaccati alla casa che hanno fatto con sacrifici. Come affrontano questo distacco dal bene della casa a cui erano molto attaccati? Soffrono nei primi giorni dopo il trapasso? Assolutamente no. Per i nostri casi,
cari, il materiale non ha assolutamente nessuna importanza. Ma è giusto che sia così. Le cose che dicono di quando andiamo di là, che ci portiamo il bagaglio dell'anima, ci portiamo una valigia con tutto quello che abbiamo imparato. E non è sicuramente il materiale che ci insegna, non è la macchina, non è la casa. Queste sono cose materiali che ci servono nella vita terrena per avere le nostre soddisfazioni, per creare qualcosa per la nostra famiglia. Ed è normale che ci siano queste cose sulla terra, però non hanno nessuna importanza dall'altra parte. Ciò che importa per loro quando vanno di là è che noi facciamo la cosa giusta per noi. Perché se io devo tenere una casa che, per dire, mia mamma si è comprata, non è così, però vi faccio un esempio. Se io devo tenere una casa che mi costa sacrifici, che mi fa la fame perché non me la posso permettere, lei è contenta se io questa casa la vendo e mi tolgo questo problema. Perciò il materiale non conta di là, il materiale veramente è, con meno gli si dà importanza, è utile, serve, ma con meno gli si dà importanza, con più ci si arricchisce. La ricchezza è un'altra cosa, è l'anima che deve imparare, l'anima che si deve arricchire. Allora, sto andando avanti con le domande, portate pazienza. Questa l'ho letta, vediamo un po'. Raffaella dice: per poter percepire la presenza degli angeli, è vero che bisogna avere la mente libera ed alte vibrazioni. Allora, sicuramente la mente con meno problemi, con meno preoccupazioni, con meno ansia, con meno paure. La paura chiude i canali. Il fatto di avere un collegamento tra mente, cuore e anima, perché è importantissima l'anima, di poter aprire questi canali avviene sicuramente con la serenità, con alte vibrazioni. Le alte vibrazioni le creiamo noi su noi stesse, cioè le alte vibrazioni le creiamo se noi abbiamo i canali aperti. Cioè io non le chiamerei altre vibrazioni, dirti la verità. Ci stavo pensando mentre ti rispondevo, ma non le chiamerei alte vibrazioni perché siamo fatti di energia, la nostra energia siamo noi che la puliamo, sicuramente non con la rabbia, non con i rancori, non con questi brutti sentimenti che abbiamo solo quando siamo umani e non quando siamo di là. E tutto questo apre i canali, cioè che tutto sia libero, no? E la liberazione arriva sicuramente dalla serenità, dal bene anche che facciamo. Ciao Antonella. Cristina dice: ti ringrazio di questa risposta, mi aiuta molto, sai, grazie, grazie a te. Ciao Rosannina, ciao Enrico, dove eri che non c'eri? Ciao Enrico, grazie. Ciao Simo, ciao la mia nipotina, ciao tesoro. Nicole dice: in Sicilia dove sei? Allora sono a Siracusa, il 15 mi sembra. Mi sembra il 15 o il 16. No, arrivo il 15 alla sera, il 16 sono a Siracusa, poi sono a Belpasso. Un abbraccio anche a te, Enrico, grazie per questa diretta, grazie sempre. Ciao Gina, ciao Daniela. Giuseppina dice: ciao Susi, spero che faccia capolino mia figlia Silvia, grazie. Giuseppina, l'ho appena detto, non faccio contatti in diretta, mi dispiace. Non insistete su questa cosa, non chiedetemelo perché sono proprio contraria. Rita dice: ho visto un film tratto da una storia vera, conferma tutto ciò che dici. Guarda, Rita, io ti dico che queste cose mi sono state dette da loro. Io non ho a letto tanto di proposito, non sono andata a cercare, mi piace sapere le cose con una verità, forse con la mia verità, hai capito? Però cioè, credo che l'essere umano, per tanto che possa avere comunque intelligenza e ricerca anche scientifica, cioè Fernando ricerca in un modo scientifico ma con delle prove reali, non materiali, perciò con la verità. Tanti libri, secondo me, sono scritti in un modo esagerato, non mi piace l'esagerazione. Poi forse sbaglio io, non dico che sono quella che fa tutto giusto, l'importante è che per me che la verità mi arrivi da loro, cioè io
ascolto molto quello che mi dicono e credo molto quello che dicono. Sui libri, secondo me, non c'è tutta la verità. Ciao Daniela. Daniela, ho appena detto che non faccio contatti in diretta, vi prego, non chiedetemi contatti in diretta o informazioni di chi è di là, non mi piace questa cosa, non la faccio, non lo dico sempre. Manuela dice, ciao Susi, è possibile che loro riescano a scrivere i messaggi scritti non da noi sul cellulare? Assolutamente sì, Manuela, assolutamente sì. Pensate che io ho il cellulare di mia mamma è morta 7 anni fa, quasi 7 anni a novembre. A volte ricevo delle telefonate e ce l'ho spento, ce l'ho in casa spento e poi cioè, non l'ho mai caricato, sono passati 7 anni. Ogni tanto mi arrivano anche delle telefonate con il suo numero e naturalmente non c'è nessuno, cioè nel senso non è che risponda al telefono, però la chiamata col suo cellulare mi arriva. Perciò assolutamente sì, Manuela. Cinzia dice, il mio Andrea era molto attaccato a me, mi voleva tantissimo bene, secondo te sarà così anche adesso? Ancora di più, Cinzia, ancora di più. Chi ha, credimi, chi non ti ha amato sulla terra, di là ti ama. È il contrario. Chi ci ha voluto bene, ancora di più, ci sono dei legami che ci aiutano e che ci collegano, no? Patrizia dice, ho perso tanto in questa vita, mia figlia, mio marito, mia sorella, mamma e papà. Percepisco sempre carezze, sono loro Susi, grazie. Assolutamente sì, Patrizia. Mi dispiace perché hai, guarda, mi dispiace per tutto quello che, tutte le tue perdite. Però guarda, io ti consiglio di vedere la cosa sotto un'ottica diversa, di non pensare al fatto materiale, all'attaccamento che noi abbiamo alla materia. Tu pensa quanta protezione hai, quante carezze hai dall'altra parte, che sono molto più forti di quanto erano in vita. A volte sì, c'è una magra consolazione, no? Perché noi abbiamo bisogno della fisicità, vogliamo averli qua, però ricordati che hai tanto, tanto amore dall'altra parte. Consoliamoci in questo modo. È una grande consolazione. Ciao novella. Daniela dice, vi compaiono sempre cuori, è vero che la presenza dei nostri cari ci lasciano dei segnali, dei saluti, ti dicono sono qui, ti dicono no speranza, a Gaggi non credo perché ha detto la Lucia che ha raggruppato tutti a Siracusa, perciò a Gaggi penso di no, poi in un qualche modo a bel passo ci arriverò, adesso vedo come fare. Francesca dice, i tuoi contatti mi lasciano sempre senza parole, ogni volta è un'emozione unica. A Brindisi è stato bellissimo, per chi non crede deve provare, anche io la prima volta non credevo, ma adesso credimi che se fossi qui sarei stata la tua ombra. Francesca ti ringrazio, mi fa molto piacere. Ma guarda, è vero, sai cos'è la cosa che mi piace dei miei contatti? Che sono cambiati negli anni, sono anche migliorati. Il fatto che vadano avanti nel tempo e tu riascoltando ti danno delle piccole frasi, delle piccole sfumature che ti danno delle prove incredibili. Sono molto contenta di come si fanno sentire in questo modo. Mi dà grande soddisfazione perché vedo che la gente è proprio contenta, le persone che vengono da me sono soddisfatte, sono contente, sono. Dà un po' di speranza, ecco, non è che risolve o toglie il dolore, però. Ciao Paolina, ciao! Ciao Paolina! Raffaella dice anche il calore che a volte ci avvolge è un segno dei nostri trapassati. Assolutamente sì, ma profumi, non so se vi è mai capitato, a me capita molto spesso questa cosa, di svegliarmi di notte come se cadesse qualcosa di pesantissimo, un botto che mi sveglia proprio e poi invece non c'è niente. Ho sentito altre persone a cui è successo, non so se vi capita di svegliarvi con questi rumori così forti, così pesanti e poi non c'è nessuno. Lo fanno spesso, ci fanno dei begli scherzetti. Ciao Rosy, buonasera, ciao Laura. No, Nella, non sono a Gaggi perché mi ha detto la Lucia che ha raggruppato tutti a Siracusa. Anna Maria, buonasera Susi, buonasera a tutti, anche a te. Grazie a te Raffaella per avermelo chiesto. Dai, settembre, Gina, settembre.
Sono, guarda, piena. Sta settimana sono stata a Milano domenica. Stamattina sono venuta qui vicino a Grosseto. Vado a casa domani sera, giovedì notte parto per la Sardegna. Devo andare in aeroporto a partire alle 3 e torno lunedì mattina. Lunedì mattina ho un impegno molto importante a casa delle persone che vengono giù da Roma. E poi devo andare a Brescia, poi devo andare il 31 a Brescia, poi devo andare a Modena il 7, cioè è un casino. Ciao Antonella, sono a Rimini il 9 e il 10, il 9, non il 10, il 9, perché lì ci mi prendo mezza giornata per me. Il 9 sono a Rimini, Anto, dalla Rita. Se c'è anche la Caterina, lo dico con lei, ma gli manderò un messaggio. Buonasera Caterina. Rosanna mi dice, la mia amica Rosanna, che bellissima donna, è bella dentro e fuori, lei è la sua bambina. Le persone che in questa vita fanno del male ad altri, dove vanno quando muoiono? La loro evoluzione sarà lenta. Vanno dove andiamo noi, Rosanna, purtroppo per noi a volte, che diciamo si meriterebbero una punizione, vanno dove andiamo noi. Sicuramente non è più lenta, è meno evoluta, è meno evoluta. Devono imparare un pochino di più, ma viene deciso quello che si fa di qua, no? In modo che si capisca, perché di là non si ha bisogno di capire, si ha memoria di tutta l'anima, ha memoria di diverse vite anche, e ha la capienza e l'intelligenza di sapere quello che è meglio. È sulla vita, nella vita terrena che dobbiamo imparare, perciò tutto quello che verrà deciso di là, in base all'evoluzione che abbiamo avuto, poi verrà messo in pratica di qua, sulla terra. Adesso per me sono due posti uguali, cioè io mi sento molto più di là che di qua, perciò per me è difficile anche fare differenza, no? Però la differenza è che qui siamo nel materiale, qui abbiamo un corpo e dentro un'anima che dimentichiamo di avere e non riusciamo comunque a mantenercela, no? Pulita come dovremmo. E no, pulita come dovremmo, cioè non riusciamo a ricordarla bene, non riusciamo a capire il compito dell'anima, ho detto una sciocchezza, non riusciamo a capire il compito dell'anima. Se noi riuscissimo a mantenere l'anima in equilibrio con il nostro cuore, la nostra mente, saremmo molto più facilitati, avremo le cose più facili da capire, saremo tutti anche un po' più, mettiamola così, un po' più buoni, un po' più puri. Nella dice, ma di là si rimane con lo stesso, le caratteristiche? No, di là siamo energia. Le caratteristiche le vediamo perché quando riceviamo un messaggio da qualcuno è normale che si facciano vedere come erano in vita, perché altrimenti noi non potremo capire chi è che parla. Se io vi dico, vedo un fascio di luce, vedo una figura bianca, chi è? Ci vogliono dei particolari, no? Perché si possono far riconoscere per quello che si fanno vedere a livello fisico. Però guardate, quando siamo di là ci riconosciamo dall'amore, dalla sensazione che abbiamo di esserci incontrati, dai ricordi, perché abbiamo tantissimi ricordi. È un amore incondizionato, è un amore che non fa differenza, è un amore infinito. Gina dice, Susi, ti volevo chiedere, i nostri cari nell'oltre pregano? No, i nostri cari, Gina, nell'oltre amano. Novella dice, loro ti parlano di questo periodo che stiamo passando? Assolutamente sì, ne hanno parlato tante volte. Daniela, no, niente Daniela, figurati. No, ma perché me l'ha scritto in 3 o 4, hai capito? Allora l'ho ridetto. Buonasera Donatella. Ciao Manitta. Graziella. Ciao Susanna, ciao tesoro, come stai? Ciao Gloria, ciao Patrizia, grazie a voi. Enrico dice si possono fare domande a Susi, sì. Ciao Peppe, Susi, in un sogno lucido ho chiesto a cuore aperto di poter incontrare mio padre. Subito dopo l'ho visto seduto in una panchina, sereno e sorridente e beato. Sembrava brillare di luce, e loro brillano sempre di luce. I sogni lo sai che sono incontri, ti vengono proprio a trovare. Manuela dice, grazie Susi, ho preso il libro al di là del conosciuto, lo leggerò, poi verrò presto da te. Benissimo, hai fatto bene perché guarda, ci sono veramente delle cose interessanti sul libro di Fernando. È spiegato molto bene, poi lui è uno che fa delle ricerche incredibili, hai capito? Perciò ci sono delle verità molto belle, non sono esagerate come in tanti altri libri, hai capito? Invece lui è proprio
È bellissimo quel libro lì. Rita dice: in che modo ci possono aiutare dall'oltre i nostri cari? In tutti i modi. Ci amano. Oh, cos'è successo? Cominciamo. Aspetta, eh. Ecco, sono tornata. Scusate, ma ogni tanto me lo fa sto lavoro. E ci aiutano, standoci vicino, indicandoci anche la strada giusta. A volte abbiamo la libertà di poter fare delle scelte, no? Per stare meno male, per raggiungere i nostri scopi. Noi non ascoltiamo, in realtà facciamo molta fatica ad ascoltare. Ci aiutano in qualsiasi modo, ci aiutano a capire che la morte non esiste, ci aiutano ad avere le carezze che a volte ci mancano, ci aiutano ad intraprendere dei percorsi che a volte non capiamo. Speranza dice: io ho capito il contrario, siamo agaggi, Danella? Ah, non ne ho idea, sai, allora Speranza, forse ho capito male io. Allora forse ho capito male io, tesoro, adesso poi mi informerò perché sono capace di andare, ma tanto mi viene a prendere la Lucia, perciò per forza vado nel posto giusto. Chissà altrimenti di dove vado. Laura dice: parlo con mio figlio perché lui mi vede, io no, ma so che mi avvicino, non solo lui, non dico i nomi perché la lista è lunga. Brava Laura. Fai molto bene. Io ho capito il contrario. Ah, sì. Nella dice sì. Ah, ok, va bene allora. Allora niente, Siracusa e sono a gaggi. No, basta saperlo. Capisco mai niente io. Cinzia dice: ma in Toscana non viene mai. Sono in Toscana adesso. Sono a Magliano e torno domani sera. Roberta, buonasera, buonasera. Caterina. Io mi sono trovata sul Caterina dice: mi sono trovata sul registratore un sì prolungato. La voce era sicuramente di mio figlio, ma io non avevo cercato nessun contatto. È stato bellissimo. Va benissimo, Caterina, è vero, lo fanno anche perché a volte cioè, si fanno sentire per dirci: sono qua, no? Rosanna dice: anche a me capita di sentire dei rumori. Assolutamente sì. A Magliano, Roberta, Magliano. Però riparto domani pomeriggio, eh? Roberta, a Magliano, Roberta. Ma ci ritorno, eh? Ci ritorno. Aspetta che vado avanti. Ciao Gianna. Rita dice: se noi soffriamo per la loro perdita, anche loro soffrono a vederci in questo stato. No, loro non soffrono. Fortunatamente, quando andiamo di là, la sofferenza che abbiamo in vita non ce l'abbiamo. Ma poi non possono soffrire perché, a parte che vengono da noi quando vogliono, perciò la mancanza non la sentono. La sofferenza per loro capiscono, adesso che sono dall'altra parte, che comunque è un percorso, no, che insegna ed è una cosa molto importante. Noi esseri umani assolutamente non impariamo dalla felicità, dalla gioia, dalle cose che ci vanno bene. Noi impariamo quando ci viene a mancare qualcuno, quando soffriamo per qualcosa, quando abbiamo delle difficoltà. Con il tempo si impara. Perciò loro non soffrono, te lo assicuro. Sara dice: ciao Susi, io a volte trovo delle macchie a forma di cuore sotto il cuscino, oppure le cose più impensabili. Assolutamente sì, sono i loro segnali, si fanno sentire. Buonasera Lorenzo. Francesca dice: ma in Friuli Venezia Giulia non vai mai? Tipo Trieste, città vicine, non sono mai andata, Francesca. Anna Maria, eri a Milano domenica? Sì, ero a Milano, Anna Maria, ma ci torno, ma c'ho già pieno. Ci torno il 4 giugno, mi sembra, ma sono già strapiena fino alle 9:30 di sera. Cioè non ci sta più un posto. Buonasera, Simona. Peppe dice: Susi, devo raccontarti un sogno in cui ho avuto una conferma palese da parte di mio padre. Avrei il piacere di condividerlo con te. Raccontamelo. Siamo qua. Raccontamelo, raccontamelo. Ciao Anna. Angela dice: quando sei a Padova? Ciao Susi. Non lo so quando sono a Padova. Per ora non riesco. Guardate, fino a settembre non metto più giù date perché sono veramente piena. Novella dice: vero, qualche volta il mio cane che è mancato in luglio perché lui e non ad non ho capito. Ho capito che vedi il tuo cane, ma non ho capito cosa hai voluto perché lui e non ad non ho capito. Se me lo riscrivi, per favore, novella.
Allora, aspetta, eh. Agata dice, anche io penso sì mio papà, con rumore nelle bottiglie di plastica, mi confermi. A me non è mai successo con le bottiglie di plastica, a me arrivano dei rumori molto più forti, però può essere, Agata, può essere che abbia anche un significato, sai, a volte i segnali che danno, i rumori che fanno hanno dei significati particolari. Silvi dice ciao Susi, un abbraccio forte anche a te Silvi. Patrizia dice sì, è vero, Susi, la notte sento spesso strani rumori nella stanza, in alcuni momenti un po' di paura perché oramai vivo da sola. Patrizia, non vivi da sola, ce ne hai tanti intorno, non averne paura, ringrazia. Ringrazia sempre, cerca di mandare via quella paura, lì vedrai quante cose ti arriveranno. Non ti fanno male, sai, anzi, si fanno sentire e ti stanno vicino perché hai bisogno. E non altri congiunti defunti. Ah, Novella dice del mio cane che è mancato lui, non altri. E non lo so il perché, si vede che volevi molto bene al tuo cane, o il tuo cane vuol farsi vedere. Lucia dice: scusi, a Brescia che giorno e dove? Allora, a Brescia ci sono. Aspetta un attimo, l'ho appena detto, non mi ricordo già più. A Brescia il 31 a Castagneto. Però se ti interessa ti do il numero in privato di chi mi prende gli appuntamenti, grazie a te. Ma io a Brescia ci sono tutti i mesi però, Lucia, perché non so se c'è posto, perché se mancano pochi giorni penso ci sia già pieno. Antonella dice a giugno se hai tempo vorrei venire, ci sentiamo. A giugno è un po' difficile, Antonella, verrai a luglio riesco a trovare un posto, a giugno no, sono via e sono già piena a casa. Gina dice, Susi, non ti ho mai raccontato che anni fa un'amica di Simone si impiccò, è successo a giugno. Ad agosto Simone faceva 18 anni e la notte a mezzanotte arrivò a Simone un messaggio di auguri da parte di questa amica. Non ti dico lo spavento, per qualche giorno dopo siamo andati a dire alla mamma del messaggio, non sapevano neanche che fine avesse fatto il cellulare della figlia. E sai, ci avevano preso per matte, ma non importa, l'importante è che questa sua amica gli abbia fatto gli auguri. Non devi prendere paura, l'importante è che questa ragazza abbia fatto gli auguri a Simona. Questo è molto bello che arrivino auguri dall'altra parte. Maria, ciao Susi, mia figlia si è suicidata, l'ha scritto. Allora Maria, sì, ti sembrerà assurdo quello che ti sto dicendo, ma si decidono anche insieme. Quando si arriva qua, i figli ci scelgono. Noi siamo scelti dai nostri figli, come noi scegliamo i nostri genitori. Si sanno già queste cose. E a volte ci si chiede, ma perché, no? Perché nascere per poi arrivare a fare una fine del genere? Perché il modo di andarsene è un modo. Il percorso di vita, quando finisce, pensate che sono anime volute questi ragazzi, e non pensate che siano anime che sono punite, sono anime evolute, perciò il percorso se deve durare 20 anni, 30 o 35, dura quel tempo, non possiamo fare niente, l'abbiamo già deciso insieme, lo decidiamo noi insieme ai nostri figli, decidiamo insieme ai nostri genitori, decidiamo tutto insieme e veniamo qui che sappiamo già quello che dobbiamo passare, che sembra una cosa assurda perché dice no, io come madre il mio figlio lo voglio qua. Non deve andarsene in quel modo, ma no, è così. Se bisogna proprio cambiare, scusate, l'atteggiamento di pensiero. Pensate che questa vita, con questo bisogna anche un po' pesare le parole, perché non vuol dire che possiamo fare del male, assolutamente no, o possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo semplicemente cambiare, la facoltà della nostra anima facendo delle cose giuste per noi stessi, cioè dobbiamo migliorare, dobbiamo mandare via la cattiveria perché abbiamo dei compiti ben precisi. Perciò non vuol dire con quello che vi sto dicendo, non vuol dire che io allora vengo qui, tanto poi rinasco, ammazzo qui, faccio là. No, perché avremo sempre un'evoluzione molto bassa. Noi siamo qui per evolverci e per diventare sempre più grandi. Guardate i bambini che nascono adesso, che intelligenza e che acutezza hanno nel pensiero, nel modo di capire le cose. Questa è un'evoluzione che poi si ribatterà, si rinfrancherà
nella vita terrena, nella vita materiale, nell'essere umano, però è evoluzione, perciò i bambini che nascono sempre quando man mano passa il tempo, con più si andrà avanti, con più saranno evoluti, perché le vite ci servono a questo, ma questo non vuol dire che ci è permesso di fare del male. Cioè dobbiamo cercare di farne sempre il meno possibile, rispettando gli animali, rispettando le persone, rispettando la vita, ogni forma di vita, rispettando le persone che abbiamo vicino. Se incontriamo una persona che non ci piace, perché siamo umani, può anche capitare di avere delle antipatie, non feriamola, ci scansiamo. Ciao ciao, adesso dico ciao ciao per modo di dire, però ci lascia andare. Cioè non dobbiamo vivere con tutti, abbiamo comunque dei percorsi da fare scritti, però non è che dobbiamo infierire su qualcuno che noi, che ci sta sulle balle, voglio dire, cioè, scusate il termine, no? Ma mi viene da dire così. Abbiamo anche le nostre antipatie, sono normalissime, però invece di infierire contro queste persone le lasciamo andare. E si può dire anche la verità, ma senza dover incattivirsi, infierirsi, come sta succedendo in questo periodo, che è veramente incredibile la cattiveria che c'è in questo periodo. Alcune volte ti seguo e volevo chiedere perché in casa, aspetta che vedo chi è. Non vedo il nome, Lucia. Buonasera, già alcune volte che ti seguo, volevo chiedere perché in casa mia madre, sempre a una certa ora della sera, vede apparire un'immensa quantità di orbs e non solo. Lei non vuole credere siano energie, ma io credo che possano aiutarla molto. Che ne pensi tu? Sicuramente l'aiutano, probabilmente qualcuno vicino a lei, però tu non la puoi convincere che sia qualcosa che arriva dall'altro mondo, deve capirlo lei. Non convincete le persone, è una cosa sbagliatissima. Le persone ci devono arrivare da sole, devono avere personalmente il bisogno di comunicare o di capire o di sentire qualcuno che le dà un messaggio. Non convincete mai nessuno. Sicuramente, poeta, probabilmente non è il momento giusto, non è ancora arrivato al punto di poter credersi, di poter crederci. Certo che di là le prove, gli effetti che arrivano dall'altra parte ci aiutano assolutamente, ma anche a me, cioè io il fatto di sentirli mi ha cambiato la vita. Raffaella dice: anche io ho ricevuto delle telefonate sul cellulare di mio padre, i miei familiari mi hanno preso molto in giro. Molto tempo dopo ho sognato mio padre che mi telefonava da una vecchia cabina telefonica e mi diceva che non era morto. Bellissima sta cosa, Raffaella, molto bella. È bellissimo ricevere le telefonate dall'altra parte. Angela, ciao Susi, quando viene a Padova? Te l'ho detto, Angela, prima ti ho risposto, non vengo adesso a Padova, non riesco. Roberta, e soprattutto dove, quando vi c'è? Sono a Grosseto, sono a Magliano oggi, sono arrivata stamattina, sì, alle 2:30. E riparto domani sera. Adesso ci sono. Questa è la camera del B&B dove sono ospite da Camilla. Si chiama il B&B delle tartarughe. Rosanna dice: grazie già per avermi restituito un po' di equilibrio. Certo, cado spesso, ma so che sono corazzate. Certo, si impara cadendo, Rosanna, lo sai. Ciao Rachele. Allora. Aspetta, Speranza dice: hai già scritto il libro con le mani? No, Speranza, te l'ho detto, mi fermo ad agosto e devo fermarmi perché non posso fare tutti i giorni contatti, alla sera sono anche stanca, non riesco a mettermi dietro a scrivere. Ad agosto mi fermo e lo scrivo, per forza, lo voglio scrivere perché secondo me quel libro lì esce una cosa straordinaria, troppo bella, secondo me è troppo bella. Perciò ho fretta di scriverlo perché ho già tante cose nella testa, però mi devo fermare. Perciò ad agosto mi fermerò, non riceverò nessuno e così riesco a fare quel lavoro lì. Cristina dice: ma loro ci sentono quando parliamo con loro? Assolutamente sì, Cristina, sentono e vedono tutto. Perché loro non sentono la nostra mancanza? Perché ci sono vicini. Noi sentiamo la loro, no? Perché non li vediamo, ma loro sentono non sentono la nostra, sono con noi. Speranza dice: ho scritto a Lucia comunque, ma sicuramente siamo a Gaggi perché ne abbiamo parlato fino a ieri. La sera casomai ti porto io bel passo. Grazie, speri. Grazie, tesoro.
Pasqualina dice: la mia amica si sognò mia madre, era avvolta da una grande luce, vicino a lei c'era mio padre, ma lui era oscurato. Che significa, grazie? Ma niente, Pasqualina, a volte il pensiero, a volte il modo di farsi vedere. Cioè, non mettetevi in testa che di là c'è l'oscurità, che ci sono cose che offuscano, ci sono cose che creano delle brutte cose. C'è solo amore. Cioè, se avessimo anche l'anima con quei problemi lì, oltre che alla testa e il corpo, addio, saremmo finiti. Che senso ha questa vita? L'inferno è questo, ragazzi. Cioè, l'inferno è questo. Ne abbiamo, sono qui le prove da subire, sono qui i dolori, sono qui le sofferenze. Vicino a Dio non può esserci la cattiveria, l'ho capito? No, non è vero che male è bene, il male esiste, noi siamo il male, noi siamo, gli esseri umani sono il male. Simona dice: quando vieni a Napoli? No, non ci vengo, tesoro, a Napoli, non ce la faccio. Roberta: no, domani vai via, ma sei venuta a fare dei contatti, se ritorni ti prego farlo sapere, io vivo vicino a Grosseto. E non mi vorrei perdere l'occasione di incontrarti, grazie. Sì, Roberta, tornerò, però se tu controlli la mia pagina quando metto le date, adesso queste ultime non le ho messe perché ero già strapiena, perciò era inutile mettere sulle date, poi la gente chiama e devo dire di no perché non c'è posto. Però le date le metto sempre su. Ada, quando noi ci parliamo ci sentono, assolutamente sì. Allora, ciao Milly, presto ci vediamo. Beppe dice: una lunga storia. Ok, Rita dice: a Modena piena, sì, e poi devo fermarmi un giorno, Rita, perché poi sono il giorno dopo dove vado? Non mi ricordo, Modena, a Brescia ancora. Ah, sono a Brescia anche il, cos'è, il 7 a Modena, il 9? Adesso non mi ricordo più, però sono. Non lo so, c'è un casino che ragazze, a parte che non ho l'agenda davanti qua, ma. E quando sono a casa, Peppe, sì, va bene, ma qua devo essere a casa perché veramente sono a livello in questi giorni. Novella dice: perché vedo il mio cane e non altri defunti? Te l'ho detto, Novella, prima, ti ho risposto. Perché probabilmente vuoi vedere il tuo cane, volontariamente il cuore ti porta vicino al tuo cane e probabilmente non sei pronta o per vedere anche le persone, non lo so, non te lo so dire il perché, lì devi capirlo tu. No, Patrizia, a Bologna non vengo adesso. Grazie a te, Agata. Non lo so, Rosalia, quando torno a Milano. È bello, probabilmente si fanno sentire con dei rumori di bottiglie di plastica, hai capito? Cioè, qualsiasi tipo di cosa può portare, ma è importante che capiate quando vi danno questi messaggi. Capito? È importante capire questo. Lucia? Sì, Roberta, sono già piena. Ah no, Assunta, adesso non vengo a Napoli, non riesco. Grazie a te, Patrizia, grazie a te. Ok, Antonella, a luglio, a giugno non ho posto. Ciao Claudia, ciao Elena, ciao Anna, grazie, grazie anche di questa possibilità, ti ringrazio Anna. Gloria, Susi, ho avuto sogni e segni importanti subito dopo l'ultima, ora dopo 9 mesi non mi capita più. Gloria, è molto normale perché abbiamo, con più passa il tempo, allora all'inizio la nostra mente non si rende conto delle perdite che abbiamo avuto, facciamo fatica a rendercene conto. Dopo 9 mesi, il primo anno è il periodo più brutto, è il momento in cui soffriamo di più e si chiudono di più i canali, di conseguenza è normalissimo, vedrai che ti capiterà ancora. Quando riesci ad accettare e metabolizzare il lutto, che poi ognuno ha i suoi tempi, una cosa molto personale anche questa, vedrai che lo risenti ed è normale sentirli subito e dopo un po' di tempo cominciare a non sentirli. Gianna dice: io sogno spesso le persone andate nell'oltre, vi chiedo se loro possono tutto perché a volte dobbiamo interpretare il loro segnale oppure i sogni stessi, potrebbero semplificare il tutto, no? Cioè Gianna, mi sembra una domanda un po', cioè se fossero, perché devono semplificare? Se loro si dicessero cosa dobbiamo fare e cosa devono semplificare, secondo te noi impareremo in questa vita?
Loro ci aiutano a capire, ci danno dei consigli sotto forma, in un modo molto velato, ma se semplificassero tutto, cioè noi cosa impareremo? Assolutamente niente, assolutamente niente. Loro ci aiutano a fare la nostra strada, ad indicarci le cose giuste e a volte non lo capiamo, ci aiutano a sopportare il dolore, ci aiutano a sopportare le difficoltà, ci aiutano a sopportare è di grazia, cioè non bisogna pretendere, noi dobbiamo aiutarli a farci sentire. Il brutto dell'essere umano, del pensiero dell'essere umano, che a noi tutto è dovuto, non ci prendiamo nessun tipo di responsabilità. Prendiamoci le nostre responsabilità, noi dobbiamo imparare da questa vita. Facciamoci aiutare sicuramente perché è lì a posto, ma se ci dovessero dire tutto chiaramente, cioè non abbiamo nessun insegnamento, è come se tu andassi a scuola, devi fare un tema, la maestra invece di darti il titolo ti dà tutto il tema e tu lo devi scrivere. Te l'ho detta invece che tu inventartelo, no? Non avrebbe senso, non ha senso questa cosa, hai capito? Lo scegliamo insieme, Rosanna, assolutamente sì. Scegliamo insieme le cose, poi le scelte libere, il libero arbitrio esiste sulla vita, poi a volte sbagliamo direzione, no? Invece di prendere una strada dritta e liscia, a volte la prendiamo sterrata e con tante curve, no? E queste sono le esperienze, le prove a cui siamo sottoposti. Comunque, sono le cose che dobbiamo imparare usando la nostra mente, la nostra intelligenza, il nostro modo di fare. Ma tante cose le dobbiamo comunque imparare e superare. Alcune prove le dobbiamo superare per forza. E credetemi, se ci sono delle prove di questo tipo, è perché riusciamo a sopportarle, perché altrimenti cioè, c'è un detto che dice che Dio ha un fardello più grande di quello che puoi portare, non te lo dà di sicuro, no? È così, in realtà è così. Lorina dice: mio papà è mancato 14 anni fa, volevo chiedere se ancora nell'aldilà o se dopo tutti questi anni si è reincarnato. Grazie. Guarda, Dorina, secondo me è ancora di là, perché a me hanno detto che la reincarnazione avviene dopo tantissimi anni. Mio papà sono 58 anni che è di là, e io lo vedo ancora di là. E poi mi hanno spiegato anche, adesso non so esattamente come funziona, cioè non vorrei dire anche una sciocchezza, però mi hanno spiegato che ci reincarniamo insieme. Quante volte la nostra famiglia si ritrova a fare le nuove vite insieme? Dicono, a me hanno detto loro di là che facciamo dei percorsi, tanti percorsi con la famiglia che comunque abbiamo scelto, con cui abbiamo vissuto. È vero, Cristina dice: sono molto intelligenti i bimbi. Sì, sono più evoluti, sono più avanti. Rita dice: mia figlia ha perso la sua amica del cuore, ha sofferto molto. Dopo aver perso il lavoro, mia figlia mette il suo curriculum in una piattaforma e viene visualizzato da molte persone, tra cui la sua amica che aveva perso. Non era possibile perché era morta da mesi. Resta il fatto che mia figlia dopo pochi giorni ha avuto un bellissimo lavoro. L'avrà aiutata, gli avrà dato un segnale per dirgli guarda che il lavoro ce l'avrai. Non è che lei gli ha fatto avere il lavoro, sicuramente gli ha indicato la strada giusta per avere quel lavoro. Speranza dice che a me mi prendono per pazzo quando faccio le foto del cuore così perfetto. Io so che dietro quel segno c'è mio papà, mi prendono. Meglio passa, almeno il legame con lui non è mai finito. Allora, guarda, vi do un consiglio proprio in generale, perché molte volte la gente mi chiede questo. Non guardate il giudizio degli altri, a volte mi sento dire io non ne parlo perché altrimenti mi prendono per matta. E chi se ne frega? E chi se ne frega? Ognuno è libero del suo pensiero e di credere a quello che vuole. E chi vi crede per pazza, chi se ne frega? Cioè bisogna proprio, secondo me la libertà proprio è la cosa più importante, ragazzi, cioè la cosa più importante è essere liberi di pensiero, di fare quello che si vuole con rispetto, con amore, senza fare del male, ma chi se ne frega se io la penso in un modo e una persona non la pensa come me? No, me ne frega proprio un accidente e dovete fare la stessa cosa perché queste cose bloccano, questi qua sono tutti blocchi che non fanno
Non vi fanno aprire completamente, no? Il timore di parlare, la paura è la cosa più brutta che c'è. Non bisogna, perché a volte fa male, no? Essere giudicati dagli altri, ma se una persona mi giudica, vuol dire che non deve essere sulla mia strada. Perciò via. Via, via. Eugenia dice: perché certi genitori scelgono di tenere i loro figli, intendono vederli morire, e noi facciamo, e noi invece facciamo. No, non è che i genitori scelgono di tenere i figli, Eugenia. Io ho detto un'altra cosa. Io ho detto che abbiamo delle scelte che facciamo insieme. Perciò, se siamo lì a tavolino, dobbiamo nascere. E poi il nostro figlio ci dirà: guarda, io arriverò così, farò questa strada, me ne andrò prima di te, perché devi imparare questo, perché devi imparare l'altro. E il genitore accetta, non ha lo stesso pensiero umano. Voi pensate che noi di là ragioniamo con l'anima, l'anima ha intelligenza, perciò è come, la vediamo già. Dall'altra parte, come non sia una perdita, come è semplicemente un percorso da fare. Poi, quando siamo umani, la vediamo nel modo errato, perché non è il modo giusto di vedere le cose. Però la sofferenza è giusta, cioè la sofferenza che noi sentiamo, non so se riesco a spiegarmi bene, è una cosa molto difficile da spiegare. E io non sono un genio, ve lo dico, ve lo spiego proprio con il cuore. È assurdo, no? Quando sei un essere umano, dici: è assurdo che io decida che mio figlio se ne debba andare, no? A 20 anni se ne debba andare. Non l'accetto, lui deve andarsene dopo di me, però si deve rigirare la cosa. Quando tu capisci che questo è solo un viaggio che dobbiamo fare, è un percorso in cui ci insegna, e questo aiuta a non avere paura della morte. Ad avere voglia di rifare altre vite, perché abbiamo comunque delle cose, tante cose da fare, tante cose da imparare, unirci alle persone ancora che abbiamo amato, che abbiamo perso velocemente. È una cosa che avviene nella mente piano piano, perché si avvicina molto all'anima, alla conoscenza dell'anima. Perciò è veramente molto importante capire questa cosa. Poi c'è il dolore, c'è questa cosa contro natura, no? Per noi esseri umani è una cosa contro natura, capite? Perciò è molto importante cambiare un po' atteggiamento, cercare di capire un po' meglio, ma non è che i genitori scelgono di tenere i figli, no, si scelgono dei percorsi, di strade insieme, si scelgono perché dobbiamo imparare. Poi, perché dobbiamo impararlo in una certa vita o in un certo modo, non lo so, non ve lo so dire. Però il dolore, guardate, a molte persone fa l'effetto contrario, ad alcune persone fa l'effetto contrario, ma a molte persone le rende veramente migliori. Io conosco delle persone straordinarie, con quello che faccio io tutti i giorni. Io incontro delle persone meravigliose e vi dico che ne vedo altre che semmai hanno perso una nonna, che si prova dolore anche per, capite bene quello che voglio dire, perché io non giudico il dolore di nessuno, non do una misura, però una nonna che la perde a 90 anni o una mamma che perde a 90 anni, hai comunque avuto un percorso di vita molto lungo, molto, tanti ricordi, tante cose vissute insieme. Una mamma che perde un figlio a 20 anni, credetemi, io vedo delle mamme che perdono i figli a 20 anni, che sono delle persone straordinarie, che sono delle persone che il dolore non ha trasformato cattiverie in loro, ha trasformato voglia di sapere. Voglia di sopportare questo dolore, anche se è forte, se non lo sopportano. Voglia di. Io ho una mia amica, non vi dico il nome, che mi dice: io sono arrabbiata. Io la guardo negli occhi, io la vedo disperata. Questa mia amica non la vedo arrabbiata, io la vedo disperata, che è molto diverso. Assolutamente. Ma ha questa luce negli occhi che parla solo d'amore per suo figlio, cioè.
E a volte invece delle persone per cui gli è morta la nonna a 90 anni sono incattiviti, a me non doveva succedere. Cioè, un po', capite cosa intendo? Vi ripeto, non giudico il dolore di nessuno perché io soffro se vedo un topo morto, cioè figuriamoci, perciò io non sono l'ultima che giudica il dolore degli altri, però l'equilibrio ci vuole, cioè il senso della sofferenza a volte è molto più forte. Nella perdita di un figlio, no? È una cosa, cioè, oltre alla sofferenza c'è la cosa che è controsenso, va contro natura. Noi pensiamo quando veniamo qua che i figli se ne debbano andare dopo di noi. Angela dice: Susi, non so se è una mia impressione, ma i nostri cari creano una certa affinità con il medium, specialmente quando è sempre lo stesso. I messaggi che ricevo da te li trovo sempre più carichi di informazioni. I nostri cari prendono sempre più confidenza con il medium. Può essere, non te lo so dire. Io so che miglioro giorno per giorno, miglioro nel senso che loro mi usano in modo migliore, io non miglioro di un accidente di niente. Loro mi usano nel modo migliore, mi sfruttano, e non è una brutta parola sfruttare, vuol dire che riescono proprio a gestirmi nel modo migliore. Me lo dicono tutti, la cosa che mi stai dicendo tu me l'hanno detta in tanti. Non ci pensare, che dice che sei pazzo, cuore, le piume, le monetine, le farfalle, nel mio caso tutti questi segni. Non vedo l'ora di leggerlo, non vedo l'ora di leggere il tuo nuovo libro, che io non vedo l'ora, Susanna, Speranza, non vedo l'ora di farlo perché secondo me quel libro lì, non lo so, deve avere qualcosa in più perché ho una cosa dentro quando ci penso che secondo me viene fuori molto bene. Ciao Daniela. Buonanotte Speranza, buonasera, siamo in una valle di lacrime. No, ma non l'ho messo Roberta perché ero già piena, hai capito? Non l'ho mica messo. Patrizia dice perché non sogno mai mia figlia, te l'ho detto, il dolore chiude, Patrizia. Il dolore se tu riesci a lasciare andare. Non a lasciarlo andare, a trasformarlo un po', devi con più sei. Non dico che non devi sentire il dolore perché piangi, piangi fin quando io piango sempre. Non è quello, è proprio trasformare la disperazione. Chiedigli, arrivami in sogno, mettiti tranquilla, vedrai che guarda che ti ascoltano, sai? Sì, Beppe, quando vuoi, ama. Quando ho tempo possiamo anche sentirci, però purtroppo adesso non ho proprio tempo. Ciao Ada, va bene, ci vediamo a bel passo. Io ricevo a Piacenza, a casa mia, sto guardando Chiorè, adesso ci salutiamo perché sono quasi le 10:30, io ricevo a Piacenza a casa mia e dove vado in giro, vado un po' dappertutto. Ma se mi contatti in privato, Patrizia, poi se vuoi l'appuntamento a casa, contattami in privato. Lorella dice: Buonasera Susi, sento spesso dei leggeri tocchi sul viso come sfiorata da una piuma. Mia mamma è mancata 4 mesi fa, sicuramente è la tua mamma che ti accarezza. Simona dice: A me è successo così, ho sognato mio figlio ed appena è morto per un po' dopo, ma ora è un bel po' che non riesco a sognarlo. Perché è così, ragazzi, cioè se tu all'inizio è talmente forte il dolore, la cosa controsenso che non ci rendiamo conto di quello che succede, che la persona se n'è andata, non ce ne rendiamo conto. Man mano passa il tempo, è sempre peggio, perché semmai non sentiamo più suonare il campanello, non sentiamo più suonare il telefono, tutti i gesti materiali, capitemi bene, tutti i gesti materiali. A volte non si può anche non ricordare il sogno, a volte se hai la sensazione che sia arrivato, giustamente vedrai che è arrivato, poi te lo puoi anche dimenticare. Però il tempo, il primo anno è l'anno più brutto, perché ci rendiamo conto che tutte queste cose materiali non avvengono più. E allora cerchiamo qualcos'altro, cerchiamo il materiale spirituale, mi viene da dire così. Perché comunque anche loro fanno dei gesti veramente grandi, cioè proprio materiali, capito? Grazie Peppe, grazie. Aspetta, Rosanna,
Susi, sistema la pupa, ci sentiamo, ci vediamo, non siamo pazze, siamo fortunate, brava Rosanna, brava, siamo veramente molto fortunate. Tutta la famiglia decide, si decide, e poi io ti dico decide, però non so come avviene poi il fatto, però so che a me hanno fatto vedere queste scene, è come se ci si mettesse a tavolino, no? È come se ci si mettesse lì e si decidesse quello che si deve fare. Grazie Raffaella, grazie Susanna, ti voglio bene, sei proprio una persona speciale. Laura dice, mio figlio aveva 29, tuo figlio ha 29 anni, esiste ancora, c'è, è ancora più giovane adesso, è grande e giovane. Emiliana dice, su un abolismo ha a che fare con la medianità, sognare sempre i propri genitori e le mie zie ha a che fare con la medianità. No, secondo me no, assolutamente, nessuno dei due. Sognare i propri genitori e le anime che sono dall'altra parte perché loro ci vengono a trovare, ci vengono proprio ad abbracciare. Ci ritroviamo tutti, Rosaria, nell'oltre. Allora, guarda, Emilia, no, chi è che mi ha scritto? Aspetta, che ho letto una cosa che mi fa rabbrividire. Questo vuol dire portare disperazione ai genitori. Allora Marica mi dice, buonasera, io ho perso mio figlio a 20 anni. A 20 anni. Una medium una volta mi ha detto che lui non può lasciare messaggi perché non gli è permesso, poi arriverà. No, guarda Marica, perdonami come te lo dico, ma è una grandissima balla. Assolutamente. Loro comunicano sempre con noi. Perciò non ci credere, queste qui io prenderei quella che te l'ha detto e non so cosa gli farei perché sono veramente cose assurde. Loro comunicano sempre con noi, loro ci aiutano ad accettare la morte, ci aiutano a farci capire che la morte non è un distacco, ma è comunque una... Ciao Franca, ciao tesoro, è una continua convivenza. Ok, Assunta, va bene. Grazie Lucia. Perciò non l'ascoltare, tuo figlio certo che comunica con te, a volte si fa fatica a capirli, ma però comunica, vedrai che se ci fai caso con pazienza vedrai che sentirai tutto. Figurati se non hai permesso di comunicare, ma stiamo scherzando, ma vi rendete conto di quello che... Io queste cose non riesco, scusatemi, ma queste cose non riesco a capirle, perché non si possono... Un genitore, noi... Tutti abbiamo bisogno di serenità, abbiamo bisogno di capire cos'è la realtà. Questo non vuol dire raccontare balle alle persone, vuol dire semplicemente che il messaggio che arriva dall'altra parte, che arriva da Dio, perché poi alla fine io in Dio ci credo, non l'ho mai visto, non ho mai visto nella Madonna, non ho mai visto Gesù, non ho mai visto Dio, però io lo so che c'è. Tutto quello che arriva da Dio è amore. Cioè loro vogliono che noi stiamo bene, capito? Darci la serenità, farci capire che questo passaggio non è un distacco, che possiamo sentirli, che possiamo comunicare, che possiamo convivere. Cioè è veramente allucinante sta cosa. Scusate lo sfogo, però mi gira un po'. Va bene ragazze, vi saluto perché sono anche stanca. Io vi ringrazio, poi ci vediamo alla prossima data, tanto tutti i mesi ci vediamo su Focus. Poi ci sarà un'altra intervista che vi dirò, adesso in questo momento non mi ricordo, comunque l'ho posto poi sul mio profilo. Grazie Simona, mi hai detto una cosa veramente bellissima, proprio ti ringrazio. Me la sento dire diverse volte, però guardati, è la cosa più bella che una persona che ha un dolore, che ha una perdita, che non mi piace neanche chiamarla perdita, mi dica. Vi ringrazio. Ciao Franci, ciao amore mio, spero di vederti presto. A tutti vi voglio bene, vi ringrazio, vi abbraccio e a presto. Grazie. Grazie Rita, grazie a tutti. Grazie Enrico, grazie ad Anna per questa serata. Mi fa sempre piacere parlare con voi. Io sono così, sapete ormai che sono così. Ciao a tutti, ciao Paolina, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao!